porta male l'isola al Pescara che domina per un'ora, sbaglia diverse occasioni per il 2-0 prima di subire il ritorno del Cagliari che in 6 minuti prima pareggia e poi si porta in vantaggio. Davvero un peccato per un Delfino dalle polveri bagnate, ma che ha dimostrato di avere le carte in regola per poter dire ancora molto in chiave promozione diretta. Al Sant'Elia c'è il tutto esaurito per la sfida che mette di fronte la prima e la terza della classe. In campo isolani quasi al completo e Pescara con gli uomini contati in difesa e con Mandragora adattato a difensore centrale per via delle assenze di Campagnaro, Fornasier e Coda. Pronti via, la formazione biancazzurra è già in vantaggio con Torreira che sugli sviluppi di una punizione si ritrova il pallone davanti a Storari che viene superato con un diagonale che si insacca alla sua destra. Il gol in avvio permette al Pescara di poter usufruire di qualche spazio in contropiede e così accade che al nono la Padula, tutto solo in area, riesca a sbagliare un gol davvero ghiotto mandando la sfera fuori dello specchio della porta. I biancazzurri giocano bene in velocità mancando al sedicesimo un'altra opportunità con Ben Ali che in area scivola al momento della conclusione. La gara si mantiene viva con i ragazzi di Massimodo a cercare di far male ai padroni di casa in contropiede. La formazione di Rastelli non sembra in giornata e al ventitresimo la Padula tira e un difensore devia il pallone. L'ex Teramano ci riprova un attimo dopo ma la sua conclusione viene murata ancora in calcio d'angolo, questa volta da Cinelli. Rastelli al 26esimo opera la prima sostituzione mandando in campo Colombato per Di Gennaro. Il Pescara domina riuscendo a collezionare anche 7 calci d'angolo a zero in pochi minuti. Il Cagliari si vede per la prima volta al 26esimo con un colpo di testa alto di Joao Pedro. Il Pescara attacca ma non riesce a trovare la zampata vincente per il raddoppio, così come capita al 39esimo con Caprari che in area davanti a Storari non trova il guizzo giusto per indirizzare il pallone in rete. I biancazzurri hanno però un po' le polveri bagnate visto che al 45esimo ancora la Padula litiga con il pallone davanti al portiere del Cagliari prima dell'unica parata di Aresti che al 46esimo nega a Joao Pedro la rete del pareggio. Nella ripresa al primo minuto cross di Memushai, palla in aria dove non riesce ad arrivare all'appuntamento con la sfera la Padula. Al quarto c'è un siluro di Melchiorri con la palla deviata che finisce sulla traversa e poi torna in campo prima di essere allontanata da Zampano, ma il Pescara rischia anche al settimo quando Joao Pedro se ne va a Mandragora mancando di poco il bersaglio grosso. Al 14esimo Pescara ancora pericoloso con una mischia in area cagliaritana che vede un batti e ribatti e salvarsi ancora gli isolani prima del gol del pareggio segnato dal brasiliano Farias. Il Cagliari così si carica e al 19esimo va vicino al 2-1 con Melchiorri e poi Giannetti che non trovano il varco giusto. La squadra di Rastelli appare molto più viva e attacca ancora con maggiore decisione con i biancazzurri che arretrano troppo e che così subiscono al 23esimo il vantaggio isolano con una sfortunata autorete di La Padula dopo il tocco di Giannetti. E che per il Pescara e La Padula non sia aggiornata si vede anche al 25esimo quando l'attaccante scheggia dall'interno dell'area di rigore cagliaritana la traversa con un tiro violentissimo. Tra una sostituzione e l'altra con Oddo che getta nella mischia anche Cocco, Mitrizia e Acosta si arriva così al convulso finale con il Pescara Maidomo che le prova davvero tutte non riuscendo però a pareggiare una gara giocata per un'ora ad altissimi livelli. Allora, per un'ora abbiamo dominato, per i restanti 30 minuti abbiamo giocato alla pari, perché non mi sembra che siamo stati schiacciati dal Cagliari o abbiano creato chissà che. È normale che sei in vantaggio, a volte puoi subire un po' anche la forza individuale dei loro giocatori, ma io mi ricordo una traversa di Melchiorri su una palla impennata e il gol, dove probabilmente qualcosina abbiamo sbagliato, ma ci sta. Per il resto non mi ricordo, non ho mai avuto la sensazione di poter prendere gol fino al gol del Cagliari, quindi grandissima prestazione per un'ora e prestazione ottima per i restanti minuti della partita. Il rammarico più grande oggi è non aver chiuso nel primo tempo la partita quando 5-6 volte ci siamo presentati soli davanti al portiere. Purtroppo oggi è mancato un po' di cinismo, è mancato un po' di cattiveria e determinazione nel chiuderla. No, forse il Pescara ha fatto anche qualcosa in più per meritare anche di vincere, bisogna essere onesti e obiettivi, però le partite durano 95 minuti, il primo tempo è stato completo dominio del Pescara e che è andato in vantaggio 1-0, ma poteva anche chiudere il primo tempo in vantaggio di più di un gol. Forse è stata questa l'errore o comunque la pecca del Pescara di non chiudere la gara e noi nel secondo tempo siamo rientrati in partita. Abbiamo aggredito di più, abbiamo iniziato a macinare più gioco, abbiamo vinto più contrasti, cosa che nel primo tempo non avevamo fatto
e poi naturalmente il pareggio ci ha dato quell'entusiasmo per ribaltare la gara.